Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove sei visto i precedenti che ho fatto. In uno abbiamo parlato di triadi, in uno hai ascoltato la sigla della mitica serie TV Stranger Things. Cerchiamo di mettere insieme queste due cose per divertirci e per fare tecnica. Allora, quello che hai ascoltato adesso nell'introduzione non è nient'altro che, oltre ad essere chiaramente la sigla di Stranger Things, la melodia appunto ripetuta all'infinito, è una triade, anzi una quadriade, un arpeggio di Do maggiore, dove noi suoniamo tonica, terza maggiore, quinta e settima maggiore, e poi andiamo a finire sull'ottava. Andiamo a suonarla insieme, te la spiego, perché così se la provi a mettere in pratica sicuramente sarà il migliore insegnamento. Allora, abbassiamola di un'ottava rispetto a quello che hai ascoltato, dopo la portiamo su. Partiamo con il Do, quindi con il dito 2 andiamo sulla tasto 3 della corda di La e andiamo a mettere la nostra tonica, il nostro Do. Poi prendiamo il Mi con l'indice, dito 1 sulla corda di Re, il Mignolo, tasto 5, corda di Re, l'anulare, tasto 4, corda di Sol, e andiamo a finire sul Do acuto, tasto 5, corda di Sol. Facciamolo piano insieme. 3, 4. Arrivati qua, torniamo indietro. Do, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, Mi. Do, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, Mi. Questa cosa qua fatta più veloce. Diventa ipnotica e diventa la mitica sigla. Quindi cosa ho fatto io da qua? L'ho spostato un'ottava sopra, quindi sono andato a prendere il Do, quello più acuto, al tasto 15, sempre della corda di La, che è qua. Qua ho fatto la stessa diteggiatura, quindi 2, 1, 4, 3, 4. 2, 1, 4, 3, 4. Do, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, Mi. Allora, qualche piccolo consiglio. Innanzitutto, quindi, quattro dita, quattro tasti, e andiamo a usarle, ognuno ha il suo tasto assegnato. L'altra cosa che devi fare attenzione è non avere buchi tra una nota e l'altra, soprattutto quando cambi corda. Ok, questa cosa non va bene. Cerchiamo quindi di lasciare la nota lunga e non fare smettere la vibrazione della corda, ma andiamo quando suoniamo l'altra nota, la nota che stava suonando si stoppa. Quindi se lo provi anche molto lento, per certi versi è ancora più difficile, perché tu devi lasciare questa nota lunga, mentre invece quando lo fai in velocità è un po' più naturale che vengano un po' più attaccate, anche se anche qua devi fare attenzione, in velocità però si sente molto meno, anche se lo fai un po' staccato non è male. Però il mio consiglio invece è quello proprio di tenerle il più a lungo possibile. In questo modo qua ti eserciti bene a cambiare corda, a usare tutte le dita. E come mi piace sempre ricordare, bisogna cercare di divertirsi per
facendo tecnica, quindi noi possiamo divertirci e fare tecnica allo stesso tempo. Quindi quando abbiamo un esercizio tecnico, se questo è anche musicale, anche già una canzone che conosciamo, sicuramente secondo me è una cosa positiva che mi spinge a suonare di più, a provarlo di più, a cercare nuove soluzioni. E in queste nuove soluzioni una che ti consiglio è quella di cambiare di tonalità. Quindi partiamo dal Do, facciamo 4 volte in Do, quindi partiamo da qua, poi andiamo ad esempio su un Fa, lo troviamo al tasto 8, sempre a corda di La, e poi sul Sol, tasto 10. Quindi facciamo, te lo faccio sentire un po' più lento, Do, 4 volte, 2, 3, 4, vado in Fa. 4 volte, 3, 4, Sol. E poi torniamo in Do e possiamo farlo ciclico. Questa cosa qua aiuta anche lo smanicamento, poi utilizziamo, come hai visto, sempre la stessa diteggiatura, quindi il basso ci permette di cambiare tonalità ma mantenendo la stessa diteggiatura, e questa è una cosa che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Ok, bene, spero che ti sia piaciuto questo video, scrivimi qua sotto se conosci Stranger Things, se avevi notato che era una scala maggiore con la settima maggiore, se ti è piaciuto questo tipo di video, e noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie ancora, ciao, a presto.